Hanno sperimentato l'inferno totalmente lontani dai loro familiari. Negli ultimi momenti siamo state le uniche facce che hanno visto e le uniche mani che hanno stretto. Sicuramente pesantissima questo addio senza saluto e la mediazione degli oggetti, ma soprattutto delle persone che hanno riconsegnato gli oggetti e che se ne sono presi cura, è stata quasi quella, qualcuno l'ha anche verbalizzato, di aver fatto quel funerale che non era stato possibile fare in quel momento. Abbiamo pianto molto, abbiamo imparato a convivere con i pazienti, cercando di diventare anche, non lo so, dei piccoli giullari di corte, facendoli ridere, facendoli, insomma, coccolandoli, diventando noi la loro famiglia. A fronte di quello che stava accadendo, cioè il decesso in questo modo disumano, no? Diciamo delle persone che ricoverate venivano accompagnate alla morte dai soli sanitari senza la vicinanza dei propri familiari, più di una persona si è chiesto come intervenire, se si poteva in qualche modo mettersi a fianco del personale ospedaliero da un lato e dall'altro lato dei familiari delle persone che stavano vivendo questo momento di sofferenza. Cooperative sociali che hanno costruito sacchetti o dipinto sacchetti per le riconsegne, aziende che hanno donato scatole, utenti dei servizi per disabili che hanno disegnato per personalizzare queste scatole e tutta una catena di solidarietà che ha funzionato, che è stata estremamente faticosa ma anche estremamente gratificante e che nel periodo da maggio a luglio ha consentito questo atto di vicinanza a chi tanto aveva subito per colpa del Covid. Questo era ignoto perché non è stato possibile, non c'è stato modo di identificarne il proprietario. La mediazione degli oggetti, ma soprattutto delle persone che hanno riconsegnato gli oggetti e che se ne sono presi cura, è stata quasi quella, qualcuno l'ha anche verbalizzato, di aver fatto quel funerale che non era stato possibile fare in quel momento, cioè un atto di attenzione forte alle istanze di queste persone. Questa mancanza di saluto è stata però qualcosa che è stato anche vissuto in modo pesante anche dal personale sanitario. È stata un'esperienza totalmente nuova perché noi soprattutto in questo padiglione che era un padiglione di impronta geriatrico-riabilitativa eravamo abituati ad avere i parenti costantemente presenti. In questo caso ci siamo trovati a dover gestire non solo da un punto di vista medico i pazienti ma anche da un punto di vista emotivo. Noi siamo diventati per loro famiglia, le comunicazioni con la famiglia avvenivano attraverso videochiamate, quindi abbiamo cercato di essere sempre più presenti, sempre più accoglienti per queste persone che hanno sperimentato l'inferno totalmente lontani dai loro familiari. Negli ultimi momenti siamo state le uniche facce che hanno visto e le uniche mani che hanno stretto. È stata un'esperienza che ci ha fatto crescere tanto, che ci ha colpito tanto, abbiamo pianto molto, abbiamo imparato a convivere con i pazienti, cercando di diventare anche, non lo so, dei piccoli giullari di corte, facendoli ridere, facendoli, insomma,
coccolandoli, diventando noi la loro famiglia. C'erano quindi anche dei momenti di leggerezza, di spensieratezza con assolutamente i pazienti. Sì, ci sono stati tanti bei momenti, soprattutto nei momenti delle dimissioni, quando i pazienti uscivano dal reparto e a tutti i costi volevano magari brindare con noi, e magari non era possibile, però volevano un brindisi, per cui ci si scambiava delle battute, dei bicchieri d'acqua. Ognuno deve fare il suo, noi dobbiamo rispondere ai bisogni dei nostri pazienti, lo stiamo facendo con le USCA, con l'UMM, con tutte le modalità che abbiamo sviluppato in questo anno per rispondere alle necessità di chi ce lo chiede, e tutti i cittadini però devono, diciamo così, elevare il loro livello di allerta, perché non è finita.